attraverso Mario Del Giglio. Tutto è dall'illusione alla realtà spirituale, attraverso Mario Del Giglio. Domanda. Sembra che avvengano dei fenomeni fisici nell'ambiente nel quale una persona muore. Quando è morta mia madre, ho sentito sbattere violentemente una porta ed è caduto un crocifisso attaccato al muro. Si tratta di fatti realmente legati al momento della morte o di fatti accidentali, pure coincidenze? E se avvengono davvero, perché? Risposta. Come si diceva, non tutti sono pronti a riprendere il percorso lasciato e si può ancora desiderare di rimanere legati alla vita trascorsa. Questi eventi da te elencati sono reali. Nella prima fase della dipartita puoi continuare a fare le cose che hai sempre fatto, perché non sei ancora cosciente di essere venuto via. In quei momenti la tua energia è tale che puoi spostare la materia. Quindi quei fatti di cui parlavi possono accadere. Siccome vedi che le persone presenti non ti ascoltano, puoi avere una reazione attraverso lo sbattere di una porta o lo spostamento degli oggetti. Tutto questo avviene nei primi attimi dopo il trapasso. Successivamente, vedendo che non vieni ascoltato, prendi coscienza del tuo nuovo stato. Tuttavia, non è una regola generale. Alcuni si soffermano in quella condizione per tanto tempo. Invece, per altri, il distacco avviene quasi subito, perché quei fenomeni non producono l'effetto desiderato.